Sprar di contrada a spalla un centro accoglienza che rischierebbe il collasso. I dipendenti della cooperativa attendono gli stipendi da mesi e intanto anche il generatore elettrico accusa problemi, con ciò che ne consegue. Tanti problemi, si è in attesa di soldi che non arrivano, ma uno dei problemi più evidenti e più importanti in questo momento è quello del generatore. Ferma perché purtroppo un generatore ha un tot di ore di funzionalità al giorno, per cui un 8-9 ore massimo. Ovviamente lavorando 13, 14, 15 ore va in tilt, in poche parole, per cui i disagi poi sono notevoli, dalla mancanza della luce alla mancanza di acqua calda. Al non poter accendere i computer per lavorare, e questa è una cosa importantissima per noi perché c'è la banca dati, ci sono le email, insomma, contatti con tutti gli enti che hanno a che fare con uno SPRAR. In questo SPRAR c'è un doppio problema, quindi quello della cooperativa che attende di ricevere il dovuto, quello dei ragazzi che negli scorsi mesi anche per queste cose hanno protestato. Sì. C'è stata una protesta per il mancato pagamento dei pocket money che dovrebbero essere erogati ogni mese o al massimo ogni 2 mesi, qua è andata avanti anche 3-4 mesi, insomma questo è un disagio che insomma li porta anche a protestare. Cosa chiedete adesso voi? Allora, noi chiediamo che gli enti che hanno a che fare con lo SPRAR in generale ci aiutino in qualche maniera a risolvere la situazione che si protrae per noi operatori da 12 mesi per quanto riguarda i pagamenti degli stipendi, ma soprattutto per questo gruppo elettrogeno, perché insomma non è una cosa possibile continuare così.